ma che state facendo? Cominciate da soli. Ma Violetta, tu non mi dici niente. Salve, ragazzi. Eccoci qua. Continuiamo la storia dell'altro giorno, però con la voce mia. Quella non era proprio mia, la voce. Quello è quel fedente di Garba dell'Occhio che mi doppia quando faccio le favole. Molti di voi l'hanno conosciuto. Allora, siamo qui. Lei ha voluto i miei occhiali. Come vedete, le mascherine pure sono indossate dalle bacchette. Vi voglio parlare però meglio di quello che vi ho detto l'altro giorno, cioè di Mago Show, di questo progetto che doveva partire già da un po' di tempo nelle scuole. Avevamo fatto una riunione con il gruppo del municipio 8, quello che si chiama Verso Rifiuti Zero, e saremmo dovuti andare nelle scuole a fare le magie per raccontare come si riusano certi materiali. Allora, reggimi tu questo, signorina Super Garbatella. Lei è nata con quella visita guidata, quella caccia al tesoro che abbiamo fatto 2 anni fa col Super 8, vi ricordate? Chi è venuto, naturalmente, si può ricordare, era il 18 febbraio di 2 anni fa, perché noi facciamo queste cose di solito quando è l'anniversario della signora Garbatella, che già vi ho detto, è quella che si trova a Piazza Geremia Bonomelli. Quella che adesso vedete è un disegno fatto da poco, che si trova a Via Passino. Poi vi racconterò chi era Geremia Bonomelli e chi era Francesco Passino, perché è molto importante conoscere la toponomastica. Perché la Garbatella un tempo si chiamava Colle della Pace, già ve l'ho detto. Allora, comunque, vi voglio parlare di Mago Show, perché poi questa favola la mando anche a lui, così continuiamo a lavorare su quello che avevamo cominciato. Allora, sentite questo rumore? Ecco qua. I rifiuti, come vi ho detto l'altro giorno, parlandovi di Mariuccio, di quel ragazzino nato all'827 della Garbatella, che aveva il papà Mondezzaio e poi divenne presidente dell'AMA, perché quando si studia poi si possono ricoprire anche delle belle cariche. E la cosa bella è che Mariuccio con i rifiuti faceva sculture. Poi vi farò vedere anche qualche foto di qualche scultura. Allora, guardate un po', tutti questi, che ci si può fare? Sono una ricchezza, è plastica. Se noi la buttiamo, poi chi è? Come la riciclano? Ma dovremmo scoprirlo. E questi? E questi tappi? Che sono di alluminio? Anche questi sono una ricchezza. Che ci si farà? Vedremo. E questi? Guardate, sono tappi di sughero. Che ci facciamo? Vedremo quello che ci potremo fare. Sentite questa bella musica? Beh, dovete sapere che io ho 2 sacchi colmi di questi tappi e vedremo che cosa ci potremo fare, e faremo questo bel progetto quando riaprono le scuole. Ciao, questa è una favola breve, ma cominciate a pensare che cosa potremmo fare con quei tappi, sia di plastica che di sughero che di alluminio, perché la mondezza è una ricchezza. Ciao a tutti, ciao. Che vuoi fare, Violetta? Vuoi venire qui? Dai, vieni. No?